In questo momento abbiamo una problematica riguardante l'impianto, in quanto noi avevamo un accordo con il gestore del Mario Parente che le nostre attività si sarebbero svolte in questo impianto, ma purtroppo il Comune ha comunicato che dal 1° settembre l'impianto deve essere lasciato libero per eseguire dei lavori di riqualificazione dell'impianto, che a noi chiaramente fa molto piacere. Però nello stesso tempo bisognava preoccuparsi di capire come collocare le società che usufruiscono del Mario Parente a poter svolgere in altri impianti idonei la loro attività per la stagione 2024-2025. Tutto questo non è accaduto, c'è un rischio per la società, per l'inizio del campionato, visto che ancora non è stata assegnata ancora la sede, ci sono delle problematiche da quanto posso capire. Noi in questo momento abbiamo una problematica perché abbiamo fatto richiesta alla provincia di Benevento per il Paratedeschi e abbiamo chiesto una serie di documentazione che ci è stata richiesta dalla Federazione Pallacanestro, la quale documentazione è incompleta e in questo momento già siamo stati penalizzati perché siamo stati multati non ottemperando a quanto richiesto di 2.000 euro. Abbiamo risollecitato l'ente affinché ci desse questa documentazione idonea di trasferimento delle attività al Palatedeschi e un documento che attesti che il Palatedeschi è un impianto idoneo per ospitare gare di Serie A di basket femminile. E al momento nulla ci è stato risposto e il rischio è che prenderemo una seconda penalità economica da ottemperare e rischieremo anche di essere cancellato dal prossimo campionato di Serie 2 con tutti poi i risvolti negativi che questo può comportare. Che squadra si sta costruendo? Quindi parliamo più dell'aspetto sportivo. Quali ambizioni ha il roster e la società? Noi come primo anno chiaramente tenteremo di dire la nostra e fare un campionato per salvarci. Rientriamo, diciamo, nella pallacanestro che conta, usiamo un eufemismo. Dopo tanti anni, quindi dobbiamo assaporare questa gioia che mancava da troppo tempo. Incontreremo squadre blasonatissime come quelle di Milano, Sangà, come il Torino, il Moncalieri, la Spezia, eccetera. E quindi abbiamo come filosofia abbiamo preso due straniere che ci dessero la possibilità di coprire il ruolo di 4 e 5. E poi abbiamo preso un gruppo di italiane di prospetto, molto giovani, che speriamo che la loro voglia di emergere in campo nazionale ci dia quella propulsione per fare un campionato di tutto rispetto. Poi alla fine parlerà il campo.